Quando ci si imbatte nella sofferenza, sorge l'angosciosa domanda: perché Dio permette questo? Alcuni sono sicuri di sapere il motivo per cui Dio fa questo: punire i cattivi, provare la fede, insegnare il distacco e così via. Questa attribuzione di diretta causalità a Dio è una spontanea reazione dinanzi all'inspiegabilità del male, ma riflette una cattiva teologia e incoraggia una peggiore spiritualità. È un approccio piuttosto magico alla realtà, bisognoso di qualcuno da ritenere responsabile di ciò che non possiamo capire o controllare. Senza dubbio Dio si cura di noi in tutto, ma ciò non lo rende la diretta e immediata causa efficiente di ogni evento dell'universo. Nella crocifissione di Cristo, Dio non volle la crudeltà degli assassini, né usò questi ultimi come strumento e causa della salvezza o del volere supremo. Dio fu con Gesù attraverso la morte e, risuscitandolo dai morti, sigillò con la divina approvazione la libera scelta di Gesù di dare la vita a noi, anche a costo della sua. Il mistero pasquale è la salvezza offerta da Dio nell'accettazione di Gesù del male assoluto, inflittogli dall'odio umano satanicamente ispirato. La morte non causa la vita, ma la vita trionfa sulla morte, perché la vita è di Dio.